Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Finisce l'odissea giudiziaria di un imprenditore edile aretino, difeso dall'avvocato Andrea Santini. La crisi per la sua azienda era iniziata nel 2015, la sua azienda era fallita. Era stato accusato di vari reati. Solo dopo alcune udienze dibattimentali, il collegio, esaminati i testi della difesa e i documenti prodotti da essa stessa, ha riconosciuto le buone ragioni dell'imputato, che è stato quindi assolto. Serata conviviale per l'associazione Partite IVA sul territorio. Si è svolta la seconda edizione della Convention Città di Arezzo con l'assegnazione del premio Aura Nobolo, riconoscimento che è andato a Siro Piantini e Giovanni Grasso per il loro impegno nella società civile, l'uno vicepresidente del CALCIT, l'altro presidente del Collegio degli Infermieri della provincia di Arezzo. Per quanto riguarda lo sport, ripresa la preparazione del Montevarchi dopo il KO interno con la capolista Pescara. In vista della partita con il Pontedera, i rossoblù sono in apprensione per lo stop di Tozzuolo e la vaccinazione collettiva. Chi non ha perduto il sorriso, non poteva essere altrimenti, è stato Luca Lischi, che proprio contro il Pescara ha segnato la sua prima rete da professionista. Queste erano le nostre breaking news.